Di fronte a noi abbiamo la nuovissima Canon delle FSI World Cup 2019. Con la nuova Lefty Ocho versione carbon. Nuovo attacco per la pinza dei freni, adesso molto più semplice da togliere e rimettere. Nuove anche le ruote, le MBM50 con canale da 25 mm interno, copertoni Schwalbe Racing Grey, nuovo modello, freni SRAM modello Level Ultimate, top di gamma. Qui il nuovo parastelo della nuova forcella in carbonio con passaggio cavo integrato, molto più pratico rispetto alla vecchia forcella. Attacco classico da un pollice in ottavo, non più da un pollice e mezzo come sulle vecchie. Comando del bloccaggio, regolazione della compressione, novità anche questa, la prima volta che si trova su una Lefty da cross country. Sotto c'è pomello per la regolazione del ritorno, che prima era sopra. Dischi da 160, sempre SRAM, modello Centerline, sia anteriore che posteriore. Guarnitura SRAM XX1. Reggisella Canon delle in carbonio, sella prologo. Vediamola anche da quest'altra lato. Ovviamente Eagle XX1, 10-50, 12 velocità, corona da 34 denti. Allora, le novità di questo telaio si possono riassumere in mozzo posteriore boost, quindi combattuta da 148 mm. Ovviamente perno passante, sparisce il collarino per stringere il reggisella, adesso tramite una brula da 4 mm da sotto si stringe o si rallenta. Passaggio cavo sia cambio che freno completamente interno. E ovviamente nuova forcella con serie sterzo totalmente differente, conica, un pollice e mezzo, un pollice e un ottavo. Fatto un primo giro, che dire, la taglia purtroppo è un po' grande perché è una L, a me servirebbe una M, infatti il fuorisella non è molto elevato. E la bici rimane anche piuttosto lunga per me, che sono 1,78 m, è un'altezza sella di 77 cm. Telaio che risulta un pochino più grande rispetto alla misura, alla stessa misura ma del vecchio telaio, quindi per chi era indeciso tra M e L probabilmente dovrò optare per la M. Comunque le prime impressioni sono sicuramente molto positive, telaio molto reattivo, quando ti alzi sui pedali va, non disperde nulla, la forcella assorbe ogni cosa,
non dà segni di flessione come qualcuno poteva ipotizzare, dato che perde una piastra, ma rimane super rigida e precisa, va dove si vuole mettere, anche se, ripeto, la taglia è un po' grande, sicuramente sarebbe andata meglio una media, però la bici prende velocità in un modo eccezionale, molto leggera. Questa senza pedali, con porta borraccia e lattice nelle gomme, sta a 8,7 kg. Per il momento è tutto. Quando proverò la mia taglia più approfonditamente ci risentiremo.